Salve a tutti amici tubers e bentrovati dal vostro creatore di gioco Rosso 94. Benvenuti in un nuovo appuntamento con i 10 precedenti ed in questo caso parliamo delle ultime 10 partite che si sono giocate allo Stadio Olimpico tra la Roma e il Chievo Verona. Non ci sono premesse da fare, quindi direi che possiamo iniziare subito con il primo, che risale alla stagione 2005-2006. Questa è una partita un po' particolare perché è la prima delle storiche 11 vittorie consecutive che la Roma riuscì a fare in quella stagione, record poi battuto dall'Inter e dalla Juve nelle stagioni successive, ma in quel momento fu una cosa veramente incredibile. La Roma strapazza il Chievo per ben 4-0, segnando due gol con Totti, prima su rigore e poi con un bel sinistro dalla distanza. Poi arriverà il terzo gol nel secondo tempo che porterà la firma di Simone Perrotta, che segnerà il suo primo gol ufficiale contro la sua ex squadra, appunto il Chievo, e a fine partita, all'incirca verso gli ultimi minuti, arriva il 4-0 definitivo di Rodrigo Taddei, che segna con un bellissimo destro quasi a mo' di tacco, diciamo. Dopo quella partita continuò a fare tantissime vittorie fino ad arrivare appunto al record di 11 consecutive, anche se questo non gli permise di arrivare in zona Champions League, perché prima di queste vittorie e dopo il percorso non fu molto positivo, anzi fu abbastanza altalenante, motivo per cui arrivammo soltanto quinti. Nella stagione 2006-2007 Roma-Chievo finisce con il risultato di 1-1 e questa è una delle partite simbolo che ci fa capire perché la Roma non fu una duellante molto abile in quel campionato, perché l'Inter vinse con quasi 20 punti di distacco proprio per questo motivo, perché loro vinsero quasi tutte le partite contro avversari mediocri o comunque di basso livello, mentre invece la Roma contro squadre come Chievo, Ascoli per dirne due perdeva sempre continuamente punti. Magari ti poteva vincere con il Milan, però contro queste squadre continuava a perdere punti, e questo diciamo che è un difetto che ci portiamo addosso anche in quest'ultima stagione, purtroppo per noi. Comunque Roma-Chievo finisce 1-1, segna prima per gli ospiti Pellissier in una posizione di netto fuorigioco. Nel secondo tempo, al 65esimo, arriva il pareggio di Capitan Totti, che segnerà quindi uno dei 26 gol totali che alla fine gli permetteranno di ottenere la scarpa d'oro. Facciamo un salto di 2 anni, perché in quella stagione il Chievo retrocedette in Serie B e nella stagione 2008-2009 Roma-Chievo finisce con un risultato di 0-0, quindi arriva il secondo pareggio consecutivo tra queste due squadre all'Olimpico. Questa è una partita che ricordo molto bene perché mi incazzai molto, perché fu caratterizzata da almeno 6-7 parate clamorose di Sorrentino, che praticamente salvò la sua squadra da una sconfitta che sarebbe stata se no certa, e invece condannò la Roma ad un pareggio in casa che profumò quasi di sconfitta, perché in quel periodo la Roma aveva perso tantissimi punti, aveva perso 4-1 con la Fiorentina, 4-2 con la Lazio, 4-1 con la Juve, e quella era una partita importante per risalire e per cercare almeno di arrivare in un posto di Champions League, per l'ultimo posto di Champions League. Invece quel risultato fu assolutamente amaro, perché vide una Roma vogliosa, però imprecisa sotto porta, e le grandi parate di Sorrentino non fecero altro che aumentare il nostro rimpianto. Nella stagione successiva, ricordiamo ovviamente che è la Roma di Claudio Ranieri, la prima vera grande Roma di Ranieri, Roma-Chievo finisce con il risultato di 1-0. Il primo gol viene segnato praticamente dopo soli 40 secondi con De Rossi che stacca di testa all'interno dell'area di rigore su cross preciso e la mette alle spalle di Sorrentino. Tempo la Roma ha un'altra occasione per segnare con un rigore causato per fallo su Luca Toni, che in quella partita non segnò ma giocò veramente un ottimo calcio. Il dischetto va a David Pizarro, che però colpisce potente, ma Sorrentino intuisce e la spedisce in calcio d'angolo. Nonostante questo episodio e una espulsione nel primo tempo per fallo da fuori area del nostro portiere Doni, la Roma riesce comunque a portare a casa il risultato giocando nel complesso un ottimo calcio. Nella stagione 2010-2011 Roma-Chievo finisce con lo stesso risultato, anche se in questa stagione la situazione non era la stessa rispetto alla stagione precedente, perché la Roma era in un momento di
grande crisi. Si stava pian piano risollevando con le prime partite da allenatore di Vincenzo Montella, anche se questa partita viene dopo la bruciante sconfitta in casa per 3-2 contro il Palermo. Il risultato finale di questa partita è 1-0, testimonianza anche che spesso tra queste due squadre non si sono visti molti gol, anche se poi ce ne saranno diversi nelle ultime partite giocate. Ma comunque finisce 1-0 e il gol è di Perrotta, un gol che è nel complesso molto bello, non tanto per la conclusione del giocatore quanto per l'azione di squadra con tanti passaggi veloci e precisi. Dopo il gol la Roma ci provò costantemente a segnare il 2-0, soprattutto con Vucinic che in quel momento era molto criticato dalla tifoseria, ma il gol non arrivò, anche se alla fine alla Roma bastò l'1-0 per portarsi a casa la vittoria, che gli permise nelle ultime giornate di avvicinarsi ad un posto in Europa League, che conquistò all'ultima giornata a discapito della Juve. Pensate di che tempi stiamo parlando. Nella stagione 2011-2012, la prima della Roma di Luis Enrique, il risultato è ancora una volta positivo, anche se questa volta è di 2-0. Questa è una partita abbastanza particolare perché vede i primi gol di Totti in quella stagione. Nonostante Totti ha sempre segnato tanti gol, riuscì a segnare i suoi primi gol soltanto alla penultima giornata di campionato, del girone d'andata ovviamente. Segna due gol sul rigore, due falli assolutamente netti, e sul primo mostra anche una maglietta un po' particolare con scritto "scusate il ritardo", visto che appunto erano passati diversi mesi prima del suo gol. Questo poteva derivare anche dal fatto che con Luis Enrique giocò prettamente esterno d'attacco, però comunque era un digiuno che durava veramente troppo e finalmente Totti si era sbloccato. Per un fallo di mani su una conclusione di Bojan arriva un secondo rigore che Totti realizza sempre con freddezza. Nella stagione 2012-2013, una stagione forse ancora più disastrosa rispetto a quella precedente, Roma-Chievo finisce con l'incredibile risultato di 1-0 per gli ospiti. È una partita che arriva dopo l'importante vittoria per 1-0 in casa della Fiorentina, con una Roma sparata a mille e che ancora cerca di lottare per un posto in Champions League, ma questa partita fu assolutamente orrenda, perché per tutti i 90 minuti la Roma non riuscì a creare mai niente di interessante, anzi, fu il Chievo che addirittura si fece vedere più avanti e al 90esimo, grazie ad un bel cross dalla sinistra, arriva una conclusione praticamente davanti al portiere di Terò, che era stato dimenticato dai difensori, che riesce a segnare quindi l'1-0 e a regalare una clamorosa beffa per tutti i tifosi e per la squadra in quel momento allenata da Andrea Zoli. Siamo alla stagione 2013-2014, sicuramente molto più bella rispetto a quella che vi ho raccontato finora, e Roma-Chievo, come la prima partita che vi ho raccontato in questo video, è molto particolare, perché in un caso era la prima di 11 vittorie consecutive, mentre invece questo è l'ultima di 10 vittorie consecutive, che tuttora è un record, perché nessuna squadra nella storia della Serie A è riuscita a fare 10 vittorie consecutive nelle prime 10 giornate di campionato, anche se si può dire che questa è la vittoria più brutta e sofferta di quelle 10. Forse alla pari con quella di Udine di una settimana prima, ma comunque nel primo tempo si vede una partita molto serrata e combattuta, con un Chievo che si difende molto molto bene, soprattutto perché avevano fatto il modulo 10-0-0, ma comunque si erano difesi bene. Ma nel secondo tempo la Roma ci prova in tutti i modi e riesce a sbloccarla con un colpo di testa di Boriello, che segnò il suo primo gol in stagione e l'ultimo gol con la maglia giallorossa, un gol molto bello di testa con la palla che si infila all'angolino e permette alla Roma di vincere ancora questa partita. Quella partita in poi ci furono 4 pareggi consecutivi che ci fecero perdere la vetta della classifica, però sicuramente raggiungere un record in quel modo dopo che l'annata prima avevamo fatto disastri su disastri è stata sicuramente una bella soddisfazione, e io lo ricordo ancora meglio perché fu una delle ultime partite che vidi allo Stadio Olimpico.
siamo arrivati al penultimo precedente e ancora una volta parliamo di una partita molto positiva, perché la Roma batte il Chievo per 3-0. Si può dire che questa è l'ultima vera partita in cui si è vista una Roma spumeggiante di quella stagione, ovviamente, perché dopo arriva un crollo clamoroso di risultati, ma soprattutto di prestazioni, che non voglio neanche ricordare, veramente lasciamo proprio perdere. Comunque quella partita viene decisa in praticamente 45 minuti, perché solo nel primo tempo la Roma è in vantaggio per 3-0. Il primo gol arriva dopo 5 minuti con un bel colpo di testa di Mattia Destro, che segna il suo quarto gol in stagione. Dopo pochissimi minuti arriva il 2-0, che praticamente chiude subito i giochi, di Ljajic. Riceve un lancio lungo di Totti, avanza in area di rigore e con un destro potentissimo mette la palla all'angolino. Dopo il gol di Ljajic, verso il 30° del primo tempo, arriva una trattenuta su De Rossi in area di rigore, calcio di rigore, arriva Totti sul dischetto e segna il 3-0. Finale. Dopo praticamente nel secondo tempo la partita non si gioca, perché la Roma non spinge più, il Chievo non ci prova più e quindi la partita finisce giustamente per 3-0, una delle poche vere gioie di quella stagione. Passiamo quindi all'ultimo precedente, Roma-Chievo, sempre con il risultato di 3-0. Questa volta parliamo della penultima giornata di campionato della scorsa stagione, una partita ovviamente di festa perché c'erano tutti i fili dei giocatori e la Roma ormai era quasi sicura di arrivare terza sicuro e forse anche seconda, però comunque era una partita abbastanza di festa. La Roma schianta il Chievo per 3-0, segnando prima con Nainggolan in scivolata, poi con un bel colpo di testa di Rudigers che riesce a segnare il suo secondo gol stagionale, e poi nel secondo tempo con un bel gol di Pjanic su assist fantastico al volo del nostro capitano Totti. La Roma quindi vince nettamente contro il Chievo, anche se alla fine, nonostante la vittoria in casa del Milan, non riuscirà ad ottenere il secondo posto, occupato alla fine dal Napoli. Bene ragazzi, è finito il racconto degli ultimi 10 precedenti tra Chievo e Roma, e adesso vi faccio vedere quali sono stati per me i gol più belli di queste due squadre. Quindi alle conclusioni, il bilancio rispetto a Juve-Roma della scorsa puntata è sicuramente molto più positivo, perché la Roma ha vinto 7 degli ultimi 10 precedenti, ci sono stati 2 pareggi e una sola vittoria del Chievo, praticamente identico proprio a quello che si è visto la scorsa settimana con i precedenti di Juve e Roma. Questo è tutto per questo video, fatemi sapere nei commenti qual è stato secondo voi il ricordo più bello di queste sfide, la vittoria più bella, la sconfitta più brutta, anche se penso che per sconfitta più brutta a questo punto saremmo tutti d'accordo per dire qual è, però vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo domani mattina per la recensione di Roma-Chievo, un saluto dal vostro Gatoreggio84 e come dico sempre, sempre Forza Roma! Ciao ragazzi!